Grazie, grazie davvero di avermi dato questo invito, questa possibilità di poter cominciare a dialogare. Io non so se posso far parte anche del gruppo del lavoro dell'alimentazione, che forse avete necessità, ecco, però insomma cercherò di presentare, perlomeno di ascoltare alcuni consigli perché ne ho davvero bisogno. No, quando dico di no, insomma, no, scherzi a parte, invece credo sono momenti importanti, sia il ministro Giovannini ma anche Treu. Noi siamo abituati ai nostri tavoli un po' più, diciamo, ingombranti e meno fattivi, no? Quando si ha a che fare con le associazioni strutturate sono molto più lunghi, a volte dispendono di energia, invece quando è così fresco, e poi mi piace questo gruppo, lavoro, squadra, tanti chi li fa, tornando ai Kilian, anch'io un buon giocatore di calcio, quindi so che significa squadra, di viceversa invece anche di tennis. No, tennis sì, no, buono, ma tu pratichi di più, ma è singolare, sì. No, scherzi a parte, credo che c'è tanto da fare. Io ringrazio la Luis perché conosco benissimo ciò che fa anche il vostro, questa vostra università, che davvero è fattiva nelle cose, nei procedimenti, anche nella creazione di impresa. Quindi credo che se noi vogliamo davvero far funzionare il PNR, se noi vogliamo davvero che il PNR sia risorsa, servono davvero braccia e teste per poter portare avanti questa grande sfida. E certo, il lavoro è centrale. Il lavoro è determinante, il lavoro è secondo me il punto saliente per poter costruire secondo me la vera forza del famoso PNR. Poco fa l'amico Gabriele parlava di formazione continua, questa è una parola che abbiamo ascoltato tanto sempre, no? Cioè, io credo che, ecco, quando si parla di entrare nel meccanismo degli osservatori nazionali verticali, ecco, è l'emblema che deve anche la formazione portare avanti, cioè deve essere verticale, cioè deve andare giù, deve penetrare nel sistema e deve essere specifica per alcune attività, perché oggi nel tempo è sempre stata vista come una formazione più generalista che non ha mai dato quelle risposte fondamentali. Quindi il matching tra domanda e offerta secondo me deve avvenire con profonda radicalizzazione di quello che è la formazione e di quello che deve dare la formazione ad oggi, e la LUIS credo che sia una best practice, no, che possiamo utilizzare in Italia ma anche nel mondo per l'attività di come in qualche modo questi ragazzi riescono a uscire in modo davvero importante da quello che è la loro attività scolastica e anche di istruzione. Quindi questo secondo me deve essere un punto saliente e farò parte di questo gruppo, sarò lieto di venire a partecipare e ascoltare più che parlare, perché credo che in quei momenti bisogna ascoltare e anche capire quali sono i sentiment di queste persone che giustamente vogliono portarci a compimento e dare queste risposte. Poco fa Gabriele parlava di centri per l'impiego. Io diciamo ogni anno che si insinua un governo voi sentite faremo la riforma del centro per l'impiego, investiremo soldi perché i centri di impiego funzionano. Purtroppo vediamo che poi queste cose non vengono eseguite perché c'è difficoltà in qualche modo a far sì che ci sia un'attuazione di quello che è il pensiero del governo. E credo che la strada principale che noi dobbiamo capire, perlomeno per me, quindi che io porterò e cercherò di portare come, non dico innovazione, ma come possibilità, secondo me non accessoria ma parallela, è quello di rafforzare l'Agenzia per il Lavoro. Perché se noi pensiamo che le agenzie per il lavoro, che in qualche modo sono state anche un po' defenestrate per un periodo, però faccio un esempio, poco fa Gabriele diceva appunto delle percentuali di centri per impiego, no? Del 3%, Gabriele, qualcosa al nord è così, nel sud siamo ancora più bassi, per farvi capire. E oggettivamente credo che invece le agenzie per il lavoro sono già al 26%. Voi pensate che tutta quella massa o mole di persone che vengono in qualche modo inserite nel mondo del lavoro, che passano dal 26 al 2 al 3, quello che ci sia, quindi l'80, il 70, il 75% è singolare, è l'azienda stessa che fa matching tra domanda e offerta, abbandonata a se stessa, quindi non ha secondo me un'efficienza di capacità di realizzare secondo me quello che fa bisogno reale del paese. E quindi questa è la grande sfida, capire come parallelamente far funzionare piano piano i centri per l'impiego, ma probabilmente abbiamo bisogno di un'agenzia del lavoro che torni a essere un punto forte, saliente e che ci diano qualche risposta in più. Questo sarà tema di discussione. Io sono pronto, credo che quello che manca poi mi fa... Presidente Treu e il Ministro sanno benissimo quante volte si è parlato di un sistema informatico lavoro nazionale. La famosa
quante volte, no? Cioè, eppure ancora oggi siamo purtroppo in deficit. Ecco, il PNR deve essere un'occasione. Deve essere un'occasione perché ciò avvenga, cioè che il sistema informativo del lavoro della Sicilia dialoghi con il Trentino Alto Adige. Questo ci deve essere, cioè il matching tra domanda e offerta deve avvenire anche su un sistema unico delle famose banche dati. E credo che poi noi insomma faremo in modo di cercare di attuare questa attività. Abbiamo tanto bisogno di energie positive, innovative, e credo che questi gruppi di lavoro possano essere anche qui un fattore saliente per il nostro futuro. Grazie davvero.